C'è Angelo Pensa Suglia. Alessandro. Ecco. Non c'è? Grazie. Ah, scusa Angelo. Allora, io sono Angelo Pensa Suglia, vengo da Cristiano. Il prossimo è provincia di Taranto. Silvana Silva. Vi dirò che mi amareggia molto, perché ha detto poco per ragazzo. Giovani, dovete innanzitutto guardare chi vi ha portato a questo. Chi vi ha portato a questo? Ha toccato più volte una persona che ha detto che abbiamo una crisi di identità. Che cosa non si è fatto per distruggere questa identità del popolo? Analizziamo le cose. Stamattina ho preso il caffè lasciando il treno, lasciando il pullman, e vedevo quei videoclip studiati per fottere il cervello del popolo. Quindi è vero che dovete pensare un po' più a voi stessi, però non dovete dire che la colpa è del giovane. Io ho 4 figli, con un educato in un certo modo, però sono stati loro a non lasciarsi coinvolgere da questo sistema. Va bene? Hanno avuto quella forza di volontà. Bisogna avere quella forza di volontà e non lasciarsi coinvolgere, perché questo è un progetto creato. Giovani, ragazzi, non lo so come dire, ci vuole la buona volontà di tutti. Bisogna riemergere da questa situazione. Il MES, fondo salva stati, vogliamo dirlo, un fondo ammazza popoli? Le cose dobbiamo avere il coraggio di dirle come sono. 6 anni giro l'Italia, faccio il fabbro, sono fiero di essere fabbro e voglio fare il fabbro. Sono buttato via 6 anni per vedere i giovani amareggiarsi di questo. No, voi dovete crearvi il vostro futuro, non la immagine, la vostra immagine. Forza, dignità, coraggio, e spero che i vostri genitori, i vostri nonni siano i primi a metterci la faccia e la buona volontà. 22/11/1963, nascevo mentre sparavano Kennedy, ok? Io ci credo in un popolo e dobbiamo crederci tutti. Sono qui, appoggio loro, appoggio tanti come loro. Ci vuole buona volontà, dobbiamo riemergere. L'Italia deve essere sempre un popolo fiero, l'italiano. Grazie a voi tutti, mi tremano le gambe. Buona giornata a tutti, coraggio! Silvana, Silvana. Ah, Silvana. Siamo qui e quello che dobbiamo fare è essere... Scusa Silvana, il prossimo è Luca Scalabrini, Laura Scalabrini di Latina, scusami, ok, vai Silvana. Essere uniti, abbiamo un vantaggio di posizione, alla finanza piace vincere facile, quindi noi dobbiamo iniziare a fare dei piccoli passi grandissimi. Abbiamo provato a spingere su mini bot, si sono spaventati. Dobbiamo riprenderci in mano le nostre origini, essere forti, dire no al MES, ma dire no al MES perché viene quasi da ridere. Loro i soldi li possono fabbricare, è in mano ai privati. Nel momento in cui li vogliono non si pongono il problema che l'Italia non stia all'interno dei parametri, ma se ci dovessero servire è una follia. Quindi su certe cose dire no. Ragazzi, studiate, impegnatevi, perché soltanto la cultura, la cultura crea indipendenza, perché questa cosa si fa fare, vero? Per la prima volta gli italiani iniziano a leggere i trattati e a capire che sono dei capestri. Dobbiamo dire no, con forza, senza avere paura, senza nessuna divisione, non me ne frega niente, destra, sinistra, centro, non ci interessa, sono cazzate, perché c'è il fascismo quando non c'è il fascismo, il comunismo quando non c'è il comunismo, mentre invece la finanza che non fa nulla, che si mangia i popoli, e abbiamo tutta gente, dei servi di Soros adesso al governo, Gualtieri, Gentiloni, all'interno delle aziende, all'interno del... Ma vogliamo prenderci in giro, ma nessuno dice che la Cassa Depositi e Prestiti, il cuore dello Stato, ha gente della finanza. Prima c'erano Galli e Costamagna, adesso ci sta Palermo e Tononi, uomini Goldman Sachs. Ci rendiamo conto del fatto che stiamo parlando del paradosso. A sinistra vogliono Prodi, Presidente della Repubblica, a destra
perché non ce n'è più per nessuno, non ce n'è più per i nostri figli, non crediamo di essere su una giostra che non c'è più la giostra, cerchiamo di riprenderci l'Italia con forza e se siamo uniti ne hanno paura. Grazie Giuliana, Laura Villatina, si prepara Alessandro Leone. Buongiorno a tutti, io vi voglio parlare del debito pubblico, che è un debito pubblico che non è quello che i nostri economisti ci insegnano, è il debito che noi come cittadini tutti, cittadini d'Italia, ma non solo d'Italia, d'Europa, del mondo, abbiamo nei confronti delle future generazioni, nei confronti della terra, che con il liberismo economico sfruttiamo in una maniera abnorme, senza renderci conto che stiamo distruggendo noi stessi. Abbiamo il mare, abbiamo gli oceani che sono pieni di plastica, abbiamo questa smania di crescere che ci sta uccidendo. Abbiamo tutti gli economisti che ci parlano sempre di moneta e di capitale. I fattori produttivi non sono solo moneta, capitale, lavoro, sono anche terra, è il primo fattore produttivo ed è su questo che noi dobbiamo batterci, perché possiamo avere o non avere il MES, ma se non abbiamo più la terra che ci sostiene, una terra che ci dà cibo pulito e sano, noi non riusciremo a fare nulla, perché il futuro, la terra non sarà salvata dal capitale, sarà salvata dai contadini che dovranno ricominciare da capo con i loro saperi, dimenticando la chimica che ha distrutto non solo l'humus della terra, ma ha distrutto anche le nostre menti. Abbiamo il 35% di aumento dell'infertilità giovanile grazie ai pesticidi. Abbiamo adesso un'altra novità, avremo 1 milione di piccole antenne per il 5G che ci friggerà il cervello. Vogliamo questo? Noi stiamo parlando di Europa e questa Europa, ma non solo l'Europa, il nostro paese ci sta portando alla morte, ci sta portando alla morte mentale, fisica, spirituale. Allora, qui bisogna deciderci, dobbiamo fare un gruppo che sia innovativo su queste tematiche, perché questo è un falso progresso. Ci uccidono, noi dobbiamo cominciare a ricoprire, non so, c'era Colucci che diceva il movimento dei capitali non sta bene perché qui, perché là. Io voglio capire quali sono i veri bisogni, i bisogni reali, perché non c'è più terra per nessuno, non c'è più trippa per nessuno. Qui stiamo morendo. Siamo 7 miliardi di persone e hanno deciso piano piano di ucciderci con la storia del progresso. Voi giovani capite questo e vi mettete in testa che il progresso non è questo, ma è quello di recuperare il nostro senso di umanità, il nostro modo di vivere antico, per ritornare a costruire un mondo che sia vivibile. E perché la solidarietà non è soltanto fra i popoli, ma è soprattutto fra coloro che devono ancora nascere e che forse non nasceranno per il nostro consumismo. Grazie. Grazie a Laura. Io credo tutto a Laura. Voglio segnalare che il consigliere regionale è verde per il Lazio, quindi è una figura istituzionale importante. Grazie davvero. Non ho capito. No. No. Leggo qui. Sono stata consigliere regionale del Lazio, dei Verdi, ma i Verdi sono finiti perché li hanno uccisi i cosiddetti comunisti, va bene? Grazie. Scusate, nel frattempo ho chiamato Alessandro Leoni, tocca a lui, e viene qua, si prepara Anna Biancalani di Pistoia. 5 minuti, avverti a 4 minuti. Sì, io credo che gli interventi che mi hanno preceduto hanno giustamente affrontato tutta una serie di questioni che sono all'ordine del giorno
e che motivano il fatto che noi oggi siamo qui. Pertanto credo che sarebbe bene anche una riflessione però su un fatto. Le cose che sono state dette non solo sono vere, ma sono anche avvertite, sia pure non in termini scientifici e definiti, a livello esteso. Perché allora oggi noi, pur avendo ottenuto un risultato positivo, più di 200 persone che si sono registrate stamattina, magari si sono alzate alle 6 di mattina per essere qui, non è un fatto, vabbè, ora lasciamo perdere gli orari, allora sono stato a letto, non ti ripiego tutti, ma il punto centrale che voglio sottolineare è che al di là, diciamo, del risultato che noi abbiamo già ottenuto e che ci deve spronare, diciamo, ad andare avanti, però ci dobbiamo porre la questione del perché, pur essendo abbastanza diffusa la sensazione che le cose vanno male, molto male, non c'è nel paese una mobilitazione degna di questo nome. Ultimamente c'è le sardine. Guardate, no, è indicativo, cioè uno che si identifica in una sardina, cioè a me, se me l'avessero detto 20 anni fa, lo schiaffeggiavo, cioè voglio entrare nella sardina, ma non è le sardine, insomma, no? È una cosa che ci si può fare ironia, ma è tragica, perché rientra in quel discorso sui giovani e sulla decadenza psicologica, per non dire psichiatrica, che si sta vivendo a livello sociale antropologicamente impresso. E io credo però che noi dobbiamo indagare il perché di questa situazione. E guardate, non è solo il monopolio dei mass media. Certo, quello conta, quello pesa, ma non può essere solo un problema, diciamo, di sovrastruttura. C'è qualcosa di più profondo che noi dobbiamo avere presente per poterlo affrontare, contrastare e possibilmente vincere. Ed è la frustrazione e il senso di sconfitta che è stato interiorizzato nei decenni dal nostro popolo. Questo è il problema vero. Mi definiscono populista, a me mi va bene, populista viene dal popolo, non è che a me mi fa schifo il popolo, anche perché ne fa parte, per cui non faccio parte delle sardine, fa parte del popolo. Però il nostro popolo ha subito due sconfitte in epoca recente, non parlo della guerra sannitica di qualche secolo prima dell'era cristiana. La prima è stata quella, una sconfitta subita a destra, il fascismo. Il popolo italiano ha creduto di poter, attraverso il fascismo, diventare una grande potenza imperialista, avere il posto al sole. È inutile fare poi la retorica moralistica che era, diciamo, la cultura generale egemone nel mondo e in Europa. E i fascisti, e Mussolini in particolare, vinse perché propose agli italiani di non essere più un popolo di emigranti, ma un popolo di signori. Non era certamente la mia posizione, anche perché so bene che sono, diciamo, obiettivi raggiungibili. L'Inghilterra, paese imperialista, diciamo, tradizionalmente, non aveva trasformato il suo popolo in un popolo di signori. C'era morti di fame, signori e gente che galleggiava, no? Io per cui, diciamo, è una chimera, però era una chimera che aveva una sua base reale, e sarebbe sciocco, antistorico, antipolitico sottovalutare questo fatto. Ma è stato sconfitto poi anche a sinistra. Gli anni 60 e 70 avevano aperto una grande prospettiva, almeno, diciamo, nella mente delle masse popolari dei lavoratori italiani. Non credo ci sia necessità di spendere tempo per illustrarvi com'è finita. È finita
che coloro i quali impropriamente si ritengono tutto sommato eredi di quelle lotte, di quelle esperienze, oggi sono l'estrema destra nel nostro paese, sono i più fedeli servi del capitalismo oligarchico speculativo transnazionale. Salve, sono una vecchiotta e sono molto orgogliosa di avere davanti questi ragazzi. Sono pochi. Mi dispiace solo questo. Tra tutti gli argomenti ne scelgo uno solo che di solito non viene trattato e che non ho visto trattato neanche nella bozza di manifesto. E scelgo di andare alle origini, come già la settimana mi ha preceduto. Andare alle nostre origini per ritrovarsi, non quelle della terra perché già è stato detto, ma quelle del nostro patrimonio artistico, non soltanto culturale in generale. Il nostro patrimonio artistico che negli anni 80-90 era considerato essere l'80% del patrimonio artistico mondiale, oggi è sceso al 70%. Le cause sono molteplici, non ho il tempo per analizzarle. Ma oltre alla sovranità monetaria e a ritornare al diritto del lavoro, il patrimonio artistico dobbiamo metterlo e dobbiamo metterlo nel mezzo. Perché il patrimonio artistico dà lavoro, ma non lo dà se non abbiamo la sovranità monetaria. E dà lavoro in tanti modi, prima di tutto perché impiega un sacco di persone per mantenerlo, per migliorarlo, per valorizzarlo, per restaurarlo, eccetera, eccetera. Ma c'è un'altra cosa che è indispensabile all'Italia manifatturiera. Il nostro patrimonio artistico, noi non ce ne accorgiamo, ma è alla fonte di tutto il successo che il Made in Italy ha nel mondo e ce l'ha tuttora, nonostante che abbiamo perso tantissime imprese. Il patrimonio artistico, noi non siamo come la Grecia che ha soltanto la roba antica o come la Francia che ha molto barocco e un po' dell'Ottocento. Il nostro patrimonio artistico spazia in tutti i secoli, persino nel Novecento. Quello che non ci permette di mantenerlo come si dovrebbe, io vivo in una città abbastanza piccola che ha anche dei musei piccoli, stanno chiudendo. Perché? Perché non ci sono i soldi per mantenerli aperti. Perché non ci sono i soldi per mantenere del personale che faccia delle innovazioni, che usi i musei non come cose mummificate, ma come si fa, come si vede se si gira in Europa. I musei sono cose molto vive, molto abitate, molto vissute da bambini e vecchiotti di tutta l'età, perché vecchiotti ci sono anche a 15 anni e bambini ci sono anche alla mia. Non deve essere la tecnologia e soprattutto la tecnologia telefonica, il 5G, che ci farà morire del tutto. Il genere umano si estinguerà. L'infertilità, sia la femminile, soprattutto quella maschile, comincia dal feto, ma influirà anche sui bambini, sui ragazzini, su quelli che ancora non sono perfettamente formati, fisicamente parlando. Quindi non deve essere la tecnologia, ma deve essere la cultura. L'arte ci dà da vivere in tanti modi, ci dà da vivere perché ci dà lavoro e cibo, ma ci dà da vivere alla mente, come pensieri, ci dà da vivere all'anima. Dalla cultura in generale, ricordiamo anche che Dante è stato tolto dall'esame di matura. Vero? Vieni più fatto Dante. In America studiano l'italiano, ho conosciuto io persone che studiano l'italiano solo per poter leggere Dante nella lingua originale. Ecco, e noi non lo mettiamo più neanche alla maturità. Lui non vuole che noi proteggiamo il nostro patrimonio culturale e artistico, ci fa svuotare la scuola dei contenuti, ci manda in malore i nostri monumenti.
perché è chiaro, noi abbiamo una forte identità culturale, non siamo mica la Svezia noi, per fortuna. Abbiamo un'identità così forte che anche se noi non studiamo, non andiamo nei musei, ma la bellezza, l'arte, il gran gusto che l'Italia ha prodotto nei millenni, noi lo viviamo semplicemente andando a fare ciò che ci fa. E io lo vedo nella mia città, infatti ne conosco anche altre. Ma stiamo finendo. Lo vedo nella mia città, basta andare in Piazza del Duomo, ma pensate a città come Roma. Roma si respira l'arte soltanto a guardare l'intonaco rossiccio di questa meravigliosa città. Basta, la UE non vuole che noi lo risparmiamo, lo difendiamo, perché è la nostra identità. Grazie. Allora, faccio sempre questo errore. Di non chiamare il ufficio. E si prepara Gino Chabot, un eroe che viene dalla Val d'Aosta. Allora, Ugo Boghetta di Nuova Direzione. Leggo però, altrimenti mi sgridi. Va bene. La manifestazione del 12 è stata una cosa importante perché per la prima volta qualche migliaio di persone è scesa in piazza senza l'ombra di quei politici che sono contro l'Europa a giorni alterni, quando gli conviene. La cosa è assolutamente inaccettabile. Anche adesso sbraitano contro il MES, ma una cosa sola va detta del MES. Il MES esiste perché siamo nell'euro. Quelli che non sono nell'euro non hanno il problema del MES, nello stesso momento in cui attaccano il MES dicono che l'euro, l'adesione all'euro è irreversibile, vogliono votare Draghi, vogliono entrare in PPE. Penso che qualcuno, anche se non è di Roma, dovrebbe far parte col cervello. La gabbia dell'euro però, credo io, anche noi dobbiamo contrastarla, non solo a partire da noi, ma al fatto che l'Unione Europea va abbattuta da tutti quei popoli che la soffrono. Non è un problema dell'Italia, non è un problema dell'Inghilterra, è un problema di tutti. Forse non è dei governi di Francia e di Germania, ma solo dei governi di Francia e di Germania. E quindi noi dobbiamo proporre questa questione, a questo livello, in primo luogo. In secondo luogo, visto che non dobbiamo aspettare, non possiamo aspettare tutti, credo che l'Italia sia da perseguire comunque, anche se credo dobbiamo ragionare come portarla avanti. Io credo che debba in qualche maniera diventare e possa andare avanti solo se per gli italiani diventa una costrizione. Cioè quando capiscono che se vogliono l'occupazione, se vogliono le pensioni per i giovani, se vogliono la scuola, se vogliono la sanità, bisogna uscire dall'euro. Finché non capiscono questo tipo di relazione è difficile che abbiano la coscienza di affrontare un problema di questa natura. Diritti fondamentali. Una cosa vorrei dire sui diritti fondamentali. Noi siamo di fronte a un pericolo, secondo me, più grave del MES, perché il MES interverrà a certe condizioni. Ma l'autonomia differenziata, che io chiamo secessione differenziata, è invece una spada di Damocle che butta benzina sul fuoco nelle differenze rispetto ai diritti degli italiani, già oggi precari, già oggi frammentati. Noi avremo uno Stato fatto di regioni speciali. E questo noi che combattiamo per l'Italia, loro stanno invece combattendo per avere un'Italia disunita, perché è così più debole nei confronti a livello internazionale, nei confronti dell'Unione Europea e anche degli altri Stati. Ma un'altra questione che vorrei affrontare sempre velocemente è che noi, oltre alla regionalizzazione dei conflitti, perché è quello che succederebbe, dobbiamo evitare l'etnicizzazione del conflitto. Il conflitto fra le classi popolari italiane e gli immigranti o gli immigrati. Credo che in primo luogo noi dobbiamo essere alleati con gli africani, contro coloro
che hanno sperimentato in Africa quello che stanno sperimentando in Europa e hanno sperimentato in Grecia, lo hanno fatto prima loro, e quelle sono le conseguenze. L'immigrazione sono le conseguenze delle politiche finanziarie lì perpetrate. Ora noi, a differenza delle sardine e analoghi, dobbiamo non essere a favore del diritto a emigrare. Il diritto che dobbiamo difendere è quello a non emigrare. Questo vale per gli italiani, e vale per gli africani, vale per chiunque faccia per emigrare, e lo può fare, ma non deve essere una costrizione. Per questo, e fra l'altro, Nitti al tempo della, e poi finisco, al tempo della grande immigrazione diceva che l'immigrazione era una cosa buona perché era uno sfogatoio per la lotta di classe. Questo riguarda, e credo riguarda anche l'Africa attuale, in qualche maniera anche l'Italia. Per finire, ciò che ci serve, come è stato detto, è la costruzione di un movimento largo, democratico, costituzionale, contro la destra e contro la sinistra. Noi siamo in un periodo di grande transizione. Quello che abbiamo di fronte adesso, in questa fase storica, è l'infallimento del governo giallo-verde, il trasformismo di Salvini e di Di Maio, perché tutti e due sono stati trasformisti, e il punto debole in questa situazione è la crisi dell'area, non dico del Movimento 5 Stelle, dell'area che si è accumulato intorno anche noi, molti di noi hanno votato 5 Stelle, e quelli che non hanno e non votano più come scelta politica. Io credo che in questa situazione si gioca la possibilità o meno in tempi politici di costruire un terzo polo che cominci a mettere i bastoni fra le ruote tra quello che si sta delineando come bipolarismo Zingaretti, Conte, Meloni, Salvini. Se passa quel disegno, la nostra strada sarà più lunga e sarà più dura. L'ultima cosa è che nel momento in cui dobbiamo costruire un popolo, e il popolo non c'è ancora, noi dobbiamo ricordare che la lotta di classe esiste, che la lotta di classe esiste oggi a forme popolari, populiste, ma questo esiste. Finché in Italia, giustamente veniva ricordato, non scenderanno in campo le classi sociali popolari, quelli che veramente hanno tutto da guadagnare contro il liberismo e contro l'Unione Europea, ovviamente noi avremo delle difficoltà. Siamo, e ho finito, a 70 anni da quando abbiamo perso la guerra e siamo diventati a sovranità all'unità una volta con la NATO. Siamo ormai a 30 anni dall'entrata in Maastricht. Beh, io penso che la cosa che dobbiamo far capire al popolo italiano è che abbiamo già verificato, rimane solo la sovranità e l'attuazione della Costituzione. Grazie. Gino.